24 conducenti controllati, 9 patenti ritirate, di cui 6 per guida in stato di ebbrezza e 3 per positività al test precursore per la presenza di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio di controlli che sono stati effettuati nella notte da Polizia Stradale, Guardia di Finanza di Piacenza, Unità Cinofile e personale sanitario della Questura di Cremona, nelle zone di Borgo Trebbia e in Via Colombo a Piacenza. Un'attività effettuata sotto il coordinamento della Questura locale. I controlli erano finalizzati al contrasto del fenomeno della guida sotto effetto di alcol o droghe. La novità sta nel fatto che al fianco dei poliziotti ci sono i medici e il personale del ruolo sanitario della Polizia di Stato, ai quali è stato affidato il compito di procedere a uno screening preliminare sulla saliva, che è in grado di evidenziare se il soggetto sottoposto al controllo ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di che tipo. Un successivo esame del sangue confermerà oppure no la diagnosi. I 3 risultati positivi a questo nuovo test rischiano una denuncia.